Ciao Maria, siccome non so se ti vedrò a lezione, quando ti vedrò, ti registro un piccolo video per un video tutorial per provare a suonare l'arrangiamento facilitato che ho scritto per te, di Marea. Io non mi ricordo quali sono insomma, le tue capacità pianistiche perché ci siamo viste solo una volta e quindi ho deciso di fare l'arrangiamento più semplice possibile, lasciando praticamente quattro note. Sempre diciamo obbligate, distribuite tra le due mani, perché questo è un po', diciamo, la base per poter suonare il pianoforte. C'era chi diceva che per suonare la chitarra bisogna immaginare di essere un'orchestra a sei corde. Beh, noi dobbiamo provare a essere un'orchestra a 10 dita. Per poter essere un'orchestra a 10 dita, bisogna distribuire gli accordi in maniera che ci siano le parti fondamentali. E poi da lì si può iniziare, diciamo, a costruire. Però questo brano è talmente bello, è veramente un capolavoro, che bastano anche quelle quattro note che fanno parte degli accordi suonati sotto la melodia e già veramente rende tutto, non c'è bisogno di fare molto di più. Allora io ho pensato, siccome non so se ti vedrò a lezione, di farti questo video dove suono lentissimo l'arrangiamento così come l'ho scritto per te. Perdonami se è troppo semplice, perché come ti dico non mi ricordo come suoni, e se invece fosse troppo difficile, se mai avrai voglia di tornare a lezione o venire a lezione, ci lavoriamo piano piano insieme, magari facilitandolo ancora. Allora, te lo eseguo così come è scritto, molto molto lento. Considera che non dovrai andare a tempo, puoi suonare poi il brano in maniera molto libera. E poi proveremo a vedere come abbellirlo rispetto all'arrangiamento base che ho scritto. Ho scritto anche tutti, diciamo, i ritmi in maniera molto semplificata, in maniera che tu poi possa variarlo a tuo piacere, magari quando te ne impossessi un po' di più. Allora, vado piano piano esattamente come è scritto sullo spartito. Volte che poi ovviamente sarà il punto dove potrai improvvisare un pochino. Ora vado, te la faccio un'ultima volta per tornare da capo. Perché l'ultima volta devi mettere questa battuta dove poi puoi ricominciare, perché l'accordo prevede che tu possa ripartire. Adesso te lo risuono. Beh, prima di risuonartelo ti dico che quando l'avrai eseguito tutto, lo farai due volte e poi potrai saltare a quella che si chiama coda, che è l'ultimissima riga. Vedi che c'è una palla con una croce dentro con scritto coda, quella è la coda per finire il brano. Quindi quando arriverai da qua, potrai passare alla coda. Gli accordi sono questi. Puoi ripeterli quante volte vuoi e cioè puoi arpeggiarli un po' come fosse una chitarra, no?
sono quelle. E quando vuoi puoi rallentare e finire con un sol. Adesso ti dicevo, ti risuono tutto il pezzo perché al di là delle improvvisazioni, che non so se tu sei ancora in grado di improvvisare o se l'hai mai fatto, quindi io adesso suono solo ed esclusivamente le note che ho scelto per questo arrangiamento molto facilitato del brano, però ti faccio vedere come senza aggiungere nessuna nota, una volta che tu hai studiato con molta attenzione tutti i vari passaggi con queste quattro note fisse, puoi invece arpeggiare queste note per riempire un po' e quindi dare, cioè metterci più cuore, insomma, più interpretazione tua. Perdonami se il mio pianoforte è scordato, ma sono a casa in questo momento e il pianoforte accordato ce l'ho in studio, però ci tenevo a registrarti questo video e quindi, insomma, perdonami. Quindi quello che puoi provare a fare, adesso lo risuono un pochino più veloce e ti faccio vedere come senza cambiare assolutamente le note si può... appunto mettere più anima nel brano. Quindi. Spunto da una piccola improvvisazione di Pino, puoi tenere quelle note e improvvisare qualcosa. Questo punto io te l'ho scritto con un ritmo molto semplice, quindi però mentre poi lo suoni puoi farti ispirare anche magari prendendo spunto dalle registrazioni di Pino e vedrai che lui per esempio faceva degli anticipi. Cambiare le note, lui suona ovviamente cose molto più complesse, però queste quattro note per te possono già bastare. Perché non posso spiegarti qui le regole per l'improvvisazione, però bastano già pensando di arpeggiarle, dare dei ritmi e soprattutto cercando un suono intenso
può essere sufficiente per poter improvvisare. La mano sinistra passa sempre da qui a qui, anche senza fare la scaletta che ho segnato. Quindi tu hai questo, oppure questo, e hai queste note per improvvisare. Thank you.